Viviamo tutti con il solito obiettivo, aspettare la fase 2, il 4 maggio. Ma cosa succederà di preciso in quella data? E qui aleggiano delle leggende. C'è chi dice di aver letto sulla Gazzetta Ufficiale che si potrà uscire di casa anche senza il cane. Anzi, il decreto prevederà che il cane si potrà abbandonare all'autogrill, come si faceva la scorsa estate. Dice, scusa, ma in caso di aumento di contagi non c'è problema. Si potrà uscire di casa con il gatto. Questa volta si fa un po' per uno. Poi, attenzione, sembra, pare, dice che riapriranno alcune attività fondamentali per il nostro paese. Le discariche abusive, lo spaccio di droga e le tangenti. Mentre, ecco, i teatri e i cinema, ecco, questo è importante, sembra, pare, si dice che riapriranno il 13 maggio del 2050. Oh, un'altra cosa importante, che questa l'ho sentita alla televisione, pare, che si potrà tornare a fare footing, ma bisognerà correre ad una velocità di 20 km orari, altrimenti il virus ci raggiungerà e ci contagerà. Quindi sotto i 20 non si può correre, se no ci multano. Infine, questa è una bella notizia per i giovani fidanzati, potranno tornare a baciarsi all'aria aperta, ma solo indossando un casco integrale.